Ora torniamo a questa formula, il periodo dell'oscillatore armonico, e verifichiamo con un esperimento che prendendo una molla più morbida, la durata delle oscillazioni, quindi il periodo, diventa più lungo. In tutti i video sperimentali visti prima, avevamo usato questa molla, quella un po' più dura. Adesso prendiamo quest'altra, la molla più morbida. La appendiamo al sostegno, eccola. Qui la vediamo meglio e verifichiamo che questa molla è più morbida della precedente misurando l'allungamento statico. Prima vediamo la posizione dell'ultima spira quando non c'è appeso niente e questa posizione è 750 mm. Poi appendiamo un peso da 150 grammi, vediamo che la molla si allunga parecchio proprio perché è morbida. Qui vediamo i 150 grammi. E in questa immagine possiamo vedere la spira, l'ultima spira della molla, dove è andata a finire. È andata in posizione 296 mm. Per calcolare la costante elastica dobbiamo dividere la forza elastica per l'allungamento. La forza elastica è uguale alla forza peso, come sappiamo queste due forze sono uguali e contrarie, e il peso che è stato agganciato vale 1,47 N. Perché la massa è 0 o 150 kg e questa quindi è la forza elastica. Invece l'allungamento è la differenza tra le due posizioni con la molla scarica e con la massa appesa e quindi è di 0,454 metri. Facendo la divisione tra la forza elastica e l'allungamento otteniamo la costante elastica 3,2 N al metro. Ricordiamo che invece l'altra molla, quella più dura, aveva una costante elastica di 10 N al metro. Quindi a parità di allungamento, un metro diciamo, la molla precedente faceva una forza di richiamo di 10 N, quindi più intensa, della forza elastica che invece fa quest'altra che è solo di 3,2 N.